venerdì è uscita la promo del Pro Open Live, ma tanti di voi magari non conosceranno quali sono i pro player più forti e quali sono i gironi, per cui andiamoli a vedere insieme. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Venerdì è uscita una promo che mette per la prima volta in relazione i risultati competitivi all'interno di un torneo esports con gli upgrade di alcune carte all'interno del gioco. Perché, un po' come gli RTTK, più lontano andranno i pro player associati a quelle carte all'interno del torneo, maggiori saranno gli upgrade che quei giocatori andranno a ricevere all'interno di FC24. Tanti di voi però, non essendo avvezzi alle dinamiche competitive, non sanno né come funziona il torneo, né quali sono i pro più forti, né come si andrà a giocare poi all'interno dei gironi. Per cui ci facciamo una bella panoramica e poi ci andiamo ad analizzare i giocatori che secondo me possono essere più interessanti in ottica upgrade. Il torneo verrà disputato a partire dal 27 novembre per 8 settimane a Londra e in particolar modo i gironi verranno giocati in formato andata e ritorno. Per cui il 27 si parte col gruppo A, il 4 dicembre il gruppo B, il gruppo C invece l'11 dicembre e si chiuderà il girone d'andata con il gruppo D il 18 dicembre prima della pausa natalizia e della ripresa delle ostilità a fine mese. Nel gruppo A troviamo Mark Eleven, che è il finalista dello scorso mondiale, ha perso i rigori con Bacior, lo ricorderemo tutti, Hidalgo, un pro player spagnolo ritornato sulla scena quest'anno, Emreil Mats, il campione in carica della e-Champions League, Umut, campione del mondo di FIFA 22 e campione del mondo per il mondiale per club assieme ad Anders l'anno scorso, e infine Lucas, un pro player tedesco abbastanza bravo. All'interno di questo girone, considerando che a passare sono i primi due, ma comunque gli upgrade variano in base anche a quelli che sono i punti fatti dai giocatori, secondo me, essendo un torneo competitivo di altissimo livello, bene o male, chiunque può rosicchiare un 3, un 6 punti nel computo di andata e ritorno. Quelli che però, a mio modesto modo di vedere, sono gli indiziati numero uno per andare in fondo, è vero, prendere le prime due posizioni che permettono di accedere alla fase eliminazione diretta, sono sicuramente Emreil Mats e Umut. Se dovessi identificare però un dark horse all'interno di questo girone, occhio a Mark Eleven, perché lo vediamo giocare poco essendo un player australiano e potrebbe avere qualche sorpresa per noi come l'anno scorso. Nel gruppo B, il gruppo diciamo del Sud America, perché troviamo Fizin, giocatore brasiliano campione del mondo l'anno scorso col suo Brasile nel torneo dei Nations, Young, un altro giocatore brasiliano molto forte, Facu Cowen, un argentino che è arrivato sbaragliando la concorrenza in maniera incredibile quest'anno, Bonanno, un altro argentino che fa squadra con Tex al Manchester City, e infine Happy, un messicano che ha figurato benissimo durante le qualifiche. Secondo me all'interno di questo gruppo la qualificazione se la andranno a portare a casa Fizin e Bonanno, occhio però a Facu Cowen perché si è dimostrato veramente un player molto molto solido e potrà dare tanto fastidio. Nel gruppo C invece abbiamo Manu Bacior, Gabriel Antonini, Sean, Bergang e Abomacca, giocatori di assoluto rispetto, il campione del mondo di FIFA 23, un nostro giovane italiano che si sta facendo tanto valere nella scena di FC24, Bergang che non ha bisogno di presentazioni, Abomacca che l'anno scorso ai mondiali ha fatto benissimo sia singolarmente che con la sua Arabia Saudita, e poi abbiamo Sean che è un po' più la mina vagante. Secondo me i due accreditati a passare in questo gruppo saranno Manu Bacior e Bergang, ma vi dico molta attenzione a Gabriel Antonini che quest'anno è veramente veramente forte. Nel gruppo D, da tutti quanti invece soprannominato il gruppo della morte, abbiamo Obrun che non ha bisogno di presentazioni, Tex altrettanto, Levi de Verde che quest'anno l'olandese sembra veramente tanto in forma, infatti domani vi porterò le tattiche del suo 4-2-3-1, Fuma francese campione in carica della Ligue 1 e poi De 10S che diciamo ha tutta l'aria di essere la vittima sacrificale, però occhio. Qui veramente immaginare allo stato attuale due giocatori che avanzano all'interno di questo gruppo è molto difficile. Io a sensazione vi dico che se la andranno a contendere Levi de Verde, Obrun e Tex, con Fuma leggermente dietro, ma chiaramente occhio perché insomma a questi livelli veramente risulta difficile fare pronostici. Quindi sulla base di quello che ci siamo detti, sicuramente le carte che possono pensare di prendere almeno uno, due upgrade, diciamo
un piccolo aggiornamento if, un'aggiunta di playstyle e di ruolo alternativo, sono sicuramente Mané, che comunque qualche punto Hidalgo potrebbe farlo. Sarà sicuramente Willian, perché per Young vale lo stesso discorso. Invece per Lozano possiamo pensare qui ad ottenere la qualificazione o addirittura una vittoria di torneo, che permetterebbe a questo Lozano di arrivare a diventare molto interessante. Però comunque parliamo di un giocatore messicano per il quale, insomma, essendo anche che gioca in Eredivisie, non è proprio facilissimo, no, andare a schierarlo all'interno delle nostre rose. Anche per quanto riguarda Koulibaly, grazie alle performance di Abomaka, almeno i primi due up potrebbero essere portati a casa, cosa che invece un po' più difficile per D10S nel gruppo della morte. Magari sto Fabinho, però un aggiornamento if potrebbe riceverlo. Così come vi dicevo di Facu Cowen, occhio, perché questo Locatelli potrebbe schizzare dal momento in cui Facu Cowen tiri fuori il coniglio dal cilindro e vada a sfoggiare una performance incredibile nel suo gruppo. Occhio ad Antonini, perché questo Gbonna potrebbe diventare veramente carino qualora dovesse riuscire a dire la sua all'interno del gruppo assieme ad Anders e Bacior. Anche per Happy, col suo Toven, per me si prefigura giusto un piccolo upgrade sui 3-6 punti, non di più. Lo stesso ragionamento vale per Sean, mentre per Lucas, al quale è stato affidato Colomwani, magari ci aspettiamo, speriamo che possa fare qualcosina in più, però anche là il gruppo è di quelli sfavorevoli, con dei giocatori veramente di altissimo livello. Andiamo nella seconda pagina e troviamo quelli che probabilmente saranno upgrade un po' più sostanziosi, perché abbiamo Fizin associato a questo Van den Bomen, che è anche una discreta carta perché 1,88 alto normale con 3,4. Considerando che Fizin per me passerà il turno, si becca una bella serie di aggiornamenti, un più 3 stile di gioco plus, un altro stile di gioco normale, un ruolo alternativo. Difficile pensare un Fizin che vince il torneo, secondo me, quest'anno. Caramo di buon anno, questo ci sorride, perché essendo un giocatore di Serie A francese è facilissimo da linkare. Anche qua mi aspetto che Bonanno vada lontano, quindi Caramo è uno degli investimenti migliori da fare, così come lo è questo Philips, perché Tex è vero che è nel gruppo della morte, però è comunque un giocatore che conosciamo benissimo e nei momenti di difficoltà riesce sempre a tirare qualcosa fuori. Renan Lodi, bella carta, considerando anche i link brasiliano di Ligue 1. Umut poi è uno di quelli che per me passerà il gruppo, così come Stoyen, anche qua Serie A molto interessante. Obrun deve dire la sua nel gruppo D, lo farà sicuramente, però occhio, perché anche questa quarta qua diventerebbe molto interessante. Così come occhio a questo Ivan Cavaleiro, 1,75 m, un esterno con 4 skill e 3 di piede debole che può fare anche la punta, associato a Levi de Verde, che ripeto per me è uno dei giocatori da tenere sott'occhio all'interno di questo Pro Open. Fumai associato a Makengo, che è un po' il Fofana, se vogliamo, un po' più basso perché 1,80 m circa dell'anno passato, e anche lui in caso di eventuali upgrade diventerebbe molto interessante. Però onestamente Fuma rispetto agli altri nel gruppo D lo vedevo leggermente più indietro. Occhio a questo Malen, perché parte da un'ottima base 4-4 ed è associato a Dremel Mats, che è uno di quelli che secondo me può andarsi a giocare la vittoria del Pro Open e far schizzare questo Malen nell'Olimpo degli attaccanti di FC24. Denis Genreux è associato a Mark, però essendo un australiano che gioca in Ligue 1, con tutto il bene, anche qualora Mark dovesse andare avanti, non è che mi faccia impazzire. E Sosimakan invece vi dico bene bene, perché è comunque un ottimo giocatore che ha dei buoni playstyle, se poco a poco gli aggiungono un blocco o un procione diventa molto interessante, ed è associato ad Anders, che è uno di quelli che per me può arrivare tranquillamente in fondo. Quindi diciamo che se io dovessi darvi le mie top pick in assoluto per questo Pro Open, sono Caramo di Bonanno, Simakan di Anders, Emreil Mats di Malen, e poi all'interno di questa schermata qua, onestamente, non è che mi facciano impazzire troppo i giocatori, probabilmente giusto per una Serie A Locatelli, visto che di mediani non ce n'è tanti. Purtroppo Colomwani hanno scelto il cavallo sbagliato. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti per chi farete il tifo e se seguirete il Pro Open, se vi siete ritrovati una di queste carte tra le vostre mani. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta che augurarvi una buona giornata. Un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao.